Triestina, classe 1957, con 14 milioni di copie vendute e tradotte in 42 lingue per Va dove ti porta il cuore, Susanna Tamaro è una delle scrittrici italiane più lette al mondo. Autrice televisiva precaria nella Rai degli anni Ottanta, pubblica il suo primo romanzo, La testa fra le nuvole, nel 1989, a cui segue la raccolta di racconti per voce sola. Il successo e le critiche però arrivano nel 1994, con il romanzo che la fa conoscere in tutto il mondo e da cui Cristina Comencini trae un film nel 1996, Va dove ti porta il cuore. Amica di Alberto Moravia, che definiva la sua scrittura come molto tedesca, fu apprezzata anche da Federico Fellini, che la chiamò al telefono in una triste giornata di novembre mentre stava stirando, per dirle, a proposito del suo primo romanzo, che dopo Dickens non si era mai commosso tanto. Negli anni 90 pubblica Anima Mundi, alcuni libri per bambini, e tiene una rubrica per famiglia cristiana, divenuta un libro con il titolo di Cara Matilda. Scrittrice impegnata, la sua fondazione si occupa di creare progetti per le categorie più deboli, la Tamaro vanta una notevole produzione letteraria, tra cui Ascolta la mia voce del 2006, seguito del grande successo Va dove ti porta il cuore. Dopo anni di vita romana, si trasferisce nella campagna umbra, dove le piace seguire l'orto, il frutteto e la vigna, e dove racconta di seguire uno stile di vita benedettino. Direttamente dalla campagna umbra, Susanna Tamaro. Io faccio un piccolo preambolo, 20 secondi. Io credo che siamo arrivati a un punto, Susanna, che forse una parte del mondo ti dovrebbe chiedere scusa. Perché pensavamo che fossi troppo presuntuosa da non concederti con facilità. Pensavamo che fossi troppo sicura della tua arte, perché tu hai il dono bellissimo di costruire mattoni con le parole. Pensavamo che fossi troppo per noi e ti abbiamo giudicato male. Poi leggendo quello che secondo me, io non conto niente, ma da lettrice accanita, vi dico che Il tuo sguardo illumina il mondo, forse per me è il più bel libro che abbia scritto Susanna Tamaro. Si capisce molto di lei. Susanna, ce la godiamo questi 20 minuti di chiacchierata tutti per noi. Un'amicizia che è un punto di partenza. Tra te e un grande poeta, qualcuno l'aveva definito il più grande della sua generazione, finito o scomparso Pierluigi Cappello l'anno scorso a 50 anni, è una promessa in parte mantenuta da te di fare qualcosa insieme, poi Pierluigi se ne va. Chi è stato nella tua vita Pierluigi Cappello? Guarda, io ho conosciuto Pierluigi, lo conoscevo come poeta naturalmente, amavo moltissimo la sua poesia, ma non lo conoscevo personalmente, l'ho conosciuto 3-4 anni fa. E da quando ci siamo incontrati è stato come, sai, quando vai da bambino giochi, incontri i bambini, ci giochiamo, sì, giochiamo e non c'è nessuna barriera, no? Eravamo due anime gemelle, per noi tutta la nostra vita è una vita rivolta alla parola, alla serietà della parola, alla ricerca, all'ascolto del silenzio, dunque anche se lui scrive poesia e prosa, abbiamo avuto questa grande intimità creativa in qualche modo, no? E grande intimità umana, che è durata purtroppo solo 3 anni, perché lui si è ammalato, aveva una situazione di grave limite fisico comunque a causa di un incidente, e io avevo questa grande sensazione, cioè la sua poesia è meravigliosa, mi faceva rabbia che la gente non conoscesse abbastanza la sua poesia, dunque siccome avevamo deciso tante volte un libro insieme, poi lui mi ha lasciato sola, ho deciso devo fare un libro per far conoscere la sua poesia e per far ricordare a tutti in questi tempi così grigi, così opachi, così anche brutali, che la poesia è fondamentale per la vita degli esseri umani. Ma attenzione, non è una poesia astratta, è la poesia con la quale, se mi permettete, anche le brutture della vita riescono a trovare un significato. Perché a paragonare queste due vite, quella di Pierluigi imprigionata su una sedia a rotelle, ma libero, liberissimo di spaziare, di raggiungere il cielo, e la tua vita prigioniera poi di qualcosa che scopriremo tra un po', si fa capire come tutto può diventare carne. E Susanna Tamaro, arrivata a 60 anni, mi permetto di dire la tua età perché 61. La dici tu, 61, sì. Ha il coraggio anche, mi permettete, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e di spiegare il perché del suo essere così, intanto partendo dalla sua infanzia. Susanna, una delle pagine più terribili per me, forse perché ho avuto un padre amatissimo e che mi ha amato molto, nonostante le mie insomma, miserie, è stata quella di una bambina che mendica l'amore di un padre, perché il tuo papà non era stato capace di amarti. Assolutamente.
non è stato capace, non solo me, ma nessuno, neanche se stesso, purtroppo per lui. È stato un padre veramente molto, molto difficile da, così, da amare. No, io l'ho amato tantissimo, però sa, lui non si è, forse non si è neanche mai accorto che l'ho amato, perché c'è una cosa terribile nei figli, no? Un po' il destino dei figli, che anche se i genitori, anzi tanto più i genitori ti ignorano, non importa nulla, che purtroppo c'è anche questi casi, e il mio rientro di questi, tanto più tu desideri essere amato, dunque tutta la vita aspetti che loro ti diano un segno, perché tu esisti per la loro volontà, e loro non ti capaciti che non ci sia, no? E sia io che i miei fratelli abbiamo aspettato un segno fino alla fine dei nostri genitori di amore, e purtroppo non è arrivato. Però ecco, c'è questa attesa spasmodica di, no? Di dire almeno un minuto, dimmi che mi hai visto, no? Purtroppo non è. Che bambina era Susanna Tamaro? Era una bambina estremamente silenziosa, troppo silenziosa, una bambina con dei problemi, insomma, sia caratteriali quella volta, molto importanti, abbastanza importanti, e dunque una bambina con un percorso decisamente in salita. Susanna, ma tu avevi capito che c'era qualcosa in te che non andava? O eri semplicemente una bambina difficile anche per il clima familiare, sì. Una mamma vissuta nell'idea di un'antica ricchezza che la guerra aveva portato via, un papà incapace di carezze? Insomma, tu da piccola ti dicevi, ma forse è colpa mia se questi non mi vogliono bene? O effettivamente c'era qualcosa che dentro di te diceva, io non sono come gli altri? Entrambe le cose. Naturalmente un bambino non amato si colpevolizza sempre se i genitori non vivono bene, dunque pensa sempre che la sua carenza i genitori non... Io per tanti anni ho pensato che era un problema dei miei genitori, che effettivamente erano, come si dice adesso, disfunzionali, molto disfunzionali. Però i miei fratelli non avevano gli stessi problemi miei. Col tempo, con gli anni, dopo i 40, 45 anni, cominciai a rendermi conto che forse c'era anche in me qualche grosso problema che non riuscivo a capire, non riuscivo a mettere a fuoco. Infatti sono stata curata con farmaci fin da piccola, con psicofarmaci, proprio perché avevo dei problemi di gestione proprio della quotidianità, no? E dunque è stato un cammino molto, molto faticoso. Tu a scuola eri un'asina, io non ho mai sentito nella mia vita un voto che era meno 17 o meno 25. Questi insegnanti, poi ci sei mai andata? Hanno poi saputo dove sei arrivata? Forse qualcuna, sì. Scusate, io mi sarei un po' vergognata. Non si capisce niente ai tempi. E lo racconti con una franchezza mostruosa in questo tuo dialogo con Pierluigi. Che cosa combinavi nei temi? Tu non riuscivi a inseguire i tuoi pensieri? Io avevo dei grossi problemi di comunicazione e avevo un mio mondo che era criptico per gli altri, evidentemente. Dunque, anche se scrivevo un tema, non si capiva niente, perché non era un tema, diciamo, normale, avevo un'altra dimensione. Io potevo parlare per 2 ore di seguito senza cose che nessuno capiva nulla e poi fermare il disco e stare ferma tutta una settimana. Dunque, ho dei problemi proprio di energia, di relazione con gli altri. Tu hai mai conosciuto la felicità, Susanna, quando eri piccola? No, guarda, da bambina io sono stata proprio di una disperazione assoluta. Una disperazione assoluta, forse mi poteva anche uccidere se nei bambini ci fosse questa possibilità, no? Perché un bambino che ha un grosso problema di comunicazione e non è amato raggiunge dei livelli di disperazione praticamente insostenibili. Siamo arrivati al punto in cui forse quella prigione in cui tu eri, che scopri soltanto a 30 anni circa, insomma ci metti tanto tempo... Ha un nome e un cognome. Sì. Tu non eri matta, non eri la figlia di un amore, diciamo, non voluta, non eri brutta e cattiva. Tu eri imprigionata in una sindrome, non possiamo chiamarla, in una malattia che si chiama l'Asperger. Quando ti arriva la diagnosi, che cosa succede dentro di te? Ma in realtà mi arriva pochi anni fa, non a malattia, addirittura anni, da pochi anni fa. È un senso di grandissima liberazione, perché io ho lottato con un mostro dentro di me, che non riuscivo a gestire tuttora, anche negli ultimi anni, perché lui non appariva in pubblico, cioè in tutte le foto ho la faccia un po' tesa, arrabbiata, perché per me se fotografata è un problema, comparendo in televisione è un problema, se non comunque qua ti conosco da anni, mi sembra di stare a casa, no, allora non è un problema. Detto, però il mio bellissima. Impatto col mondo è sempre di difesa, di grande difesa, no? Dunque mi capita di incontrare tante volte le persone, tipo, mi incontri, dice, ah, ma lei è molto più simpatica nelle foto, molto più simpatica in televisione, perché io sono una persona molto comunicativa, ma in una situazione di stress tendo a rientrare a non... Che cos'è l'Asperger, Susanna? È una difficoltà di leggere i volti degli altri, di capire le emozioni degli altri e dunque di relazionarsi col mondo esterno principalmente. Nelle femmine è molto diverso che nei maschi, dunque è molto più difficile da diagnosticare, perché nel maschio è abbastanza evidente, no? Nelle femmine noi siamo più brave a mimetizzarci, a sopravvivere comunque, no? Ma dà dei problemi veramente enormi.
Ad esempio, non guardavo mai negli occhi nessuno da bambina, e io camminavo così e ero piena di tic. E quella volta non si sapevano queste cose, naturalmente, no? E io, per esempio, una bambina patologicamente timida, però io avevo il terrore perché proprio non capendo, non potevo guardare, insomma, no? Dove ti ha portato? Come ti ha guarito la scrittura? Beh, è stata la mia via di salvezza. Se non avessi potuto scrivere, sarei fin da sicuramente malissimo, come tutte le persone che hanno queste grandi fragilità. È stata proprio la fune che mi ha permesso di uscire dal mio mondo interiore. Infatti, se non avessi avuto questi lunghi anni di silenzio interiore, in un libro dicevo il grande silenzio certosino della mia infanzia, non avrei potuto elaborare questo mondo così complesso di analisi dei sentimenti, dell'animo umano, dell'anima in generale, no? Perché se sei molto deprivato, ma vedi tutto con lucidità, dal punto di vista creativo, narrativo, tu hai da offrire poi tantissimo alle persone. Susanna, io ti sto guardando e mi sto ricordando, adesso che me l'hai fatto pensare, forse la prima intervista nostra risale una ventina d'anni fa, anzi credo che forse addirittura nel 1999. Io avevo paura di te, ero io che avevo paura di te, ci siamo incontrati a Loreto. Ti guardo adesso e sei bellissima, tu adesso ti fai truccare, adesso ti posso abbracciare. La prima volta non mi disti neanche la mano. E io che avevo paura di un mostro sacro, perché avevo davanti a me un mostro sacro, dico come arrivo a quell'anima, a quel suo cuore. Adesso capisco tutto e spero che leggendo questo libro la gente capisca quanto male anche noi indirettamente abbiamo fatto a te. E ti propongo una cosa, una storia. Tu racconti che prima di morire la tua mamma ti dice ti voglio bene e ti regala una scatoletta di legno, sopra inciso un cuore. Mamma ti dice ti amo nonostante non ti abbia mai capito. Noi raccontiamo a te e al pubblico a casa, perché queste donne possono cambiare la vita di tante famiglie. Donne come te possono cambiare la vita di famiglie. Raccontiamo la storia di una mamma che per capire suo figlio, prigioniero di un mondo come il tuo, ha fatto una cosa bellissima. È una storia che non dimenticherete più. L'hanno raccolta per noi Grazia Serra e Serena Cirillo. Guarda anche tu. È una frase di bomba appiccicosa. Assomiglia a uno sturo a lavandini. Fin da piccolo avevo notato qualcosa di particolare in Francesco. Ricordo un particolare quando a 5 anni mi disse «Mamma, io non voglio avere amici». Mi colpì molto questa frase, come se ci fosse una difficoltà nel relazionarsi con l'altro. E mi chiedevo il perché. E io magari queste perplessità le facevo presenti a chi avevo vicino, magari anche alla pediatra, però mi dicevano crescerà, è un bambino vivace, anche perché parlava, camminava tranquillamente come gli altri, era un bambino molto intelligente, non c'era nessun problema, però ripeto, io percepivo qualche cosa. Portai Francesco da un esperto, disse il figlio maggiore è una camicia pulita, perfetta, stirata, mentre lui, Francesco, è una camicia non stirata, sporca, stropicciata. Questo paragone mi fece un male incredibile. Spesso ci sono parole di cui forse anche nemmeno si rendono conto le persone che fanno male. E te le porti tutta la vita dentro. Innanzitutto ti porti dentro il senso di colpa. Il senso di colpa è non aver potuto dare un nome a quella che è la diagnosi di mio figlio e averlo potuto aiutare prima. Questo è un grandissimo senso di colpa, perché avrei potuto aiutarlo meglio. Il momento della diagnosi è duro per un genitore, però nello stesso tempo è liberatorio, perché finalmente dai un nome a quella che è la condizione di tuo figlio. Non ti sconvolge che un figlio abbia problemi, ti sconvolge come possa affrontare nella società questa condizione. Ho deciso a 47 anni di laurearmi per poter aiutare mio figlio
e anche altri bambini, ragazzi, che si trovano ad affrontare questa condizione e sono soli, perché quello che non ho avuto io vorrei darlo agli altri. Di fondo c'è quella che è la natura della persona che è vicina a te, che ha la sindrome di Asperger, è un qualcosa di meraviglioso che ti arricchisce dentro. Cioè, ogni giorno Francesco mi dà qualche cosa di fondamentale per andare avanti. Io sono fiera di Francesco, cioè non avrei voluto Francesco diverso da com'è, avrei voluto aiutarlo in modo diverso, perché lo amo com'è Francesco. Grazie, grazie Ferre e Serena Cirillo. Quest'ultima immagine è qualcosa che è la sintesi perfetta. È Francesco che porta in braccio Biagina ed è qualcosa di incredibile e inimmaginabile. Se noi pensiamo che siamo abituati a credere a questi ragazzi che avranno bisogno di un sostegno per la vita, sono loro che poi dopo capovolgono il mondo. Le parole sono materia fatta di suono e di silenzio, diceva Pierluigi Cappello. Tu con quelle parole, anche durissime, che metti nel tuo libro quest'oggi, Susanna, ti sei liberata. Anche a te sono arrivate parole durissime. Come si sopravvive a certe offese, a certi commenti? Guarda, è stato veramente durissimo sopravvivere. Io non so come ho fatto, se non perché ho qualcuno che mi vuole molto bene lassù, perché avendo un passato di grande fragilità, avendo una sindrome neurologica importante, non avendo una famiglia, perché non ho avuto una famiglia dietro, quando c'è stata per anni una campagna stampa contro me molto grave. A te non veniva perdonato che fossi diventata così famosa, sì. Così, insomma, che tutto il mondo si fosse accorto di te, oltre 14 milioni di copie vendute per un libro, Vado dove ti porta il cuore, che tra l'altro Don Marco mi suggeriva, messo poi a cinema, trasformato in cinema dalla Comencini, che è l'ospite stasera dell'Ave Maria, attenzione. Sì, mi sono perdonato quello, ma io penso anche, le persone con la sindrome di Asperger non conoscono la malizia, non conoscono... i modi di sopravvivere, per cui io anche davanti a un'intervista, era furbizia, davanti a un giornalista che era maligno, io non ero in grado e non sono in grado, sono un po' imparato, ma non sono in grado di capire la malignità, il secondo fine delle domande, dove vuole andare. Io rispondo sempre con innocenza, perché una persona con l'Asperger è per tutto una persona molto innocente, no? Non pensa che l'altro ha della malizia nei tuoi confronti. Questo è uno dei gravissimi problemi nostri, perché non sappiamo difenderci. E dunque sono caduta di trappola in trappola, no? Suscitando delle valanghe fuori controllo, e nessuno si è fermato a dire stop. Una volta io aspettavo l'autobus a Roma, e sul muro vicino c'è stato a morte Tamaro, ecco, per dire il livello di odio che è stato scatenato nei miei confronti. Ma non è stato neanche sopportato una cosa, successo, tutto, io ero poi una donna, dunque un aggravante, eccetera, ero una donna, una ragazza. Ma io nei miei libri parlo sempre i miei libri sono una lunga e stupefatta indagine sul male alla ricerca del bene. E questo la cultura contemporanea non lo può accettare. Dove sta il bene? Dove l'hai trovato? Oltre che nei tuoi boschi. E il bene c'è nella vita, nella bontà stessa della vita, naturalmente, no? La vita è una cosa buona, una cosa bella da apprezzare e amare fino in fondo, comunque, come anche Pierluigi ci ha insegnato. Però questo mondo è un mondo prepotentemente nichilista, che vuole il racconto solo se racconta il degrado, che vuole raccontare lo squallore, che gode di questo. Un autore come me che racconta la vita nella sua nudità, nella sua brutalità, ma mettendo sempre in fondo la luce verso cui andare, non viene tollerato. Senti Susanna, tu hai una tale consapevolezza di te e delle tue difficoltà, e quando incontri quello che poteva essere forse l'amore della tua vita, capisci che non puoi condannarlo perché lo ami alle tue crisi. Forse hai pensato a dei bambini che non avrebbero capito anche le tue difficoltà, e decidi di lasciarlo. Non c'è atto forse di amore più bello, anche se forse se ti fossi fidata di più di questo sentimento, di quest'uomo, forse saresti stata più felice. Quanto ti è costato rinunciare a tutto questo? La rinuncia alla vita sentimentale è stata molto dura, perché sono una persona che ha il senso della famiglia, mi piace proprio creare rapporti duraturi nel tempo, dunque è stato molto duro. Io all'epoca non sapevo di essere una persona Asperger, però intuivo che qualcosa di forte non andava, perché nelle relazioni ad un certo punto la persona non mi capiva, magari volevo benissimo la persona, ma non ero in grado
dopo quel senno di poi, di fargli capire, non sentiva l'intensità, perché io non riuscivo a esprimerlo, no? Non parlavo, dunque era tutta una cosa interiore mia, dunque le persone dopo un po' si allontanavano perché pensavano che non fossi, che non c'era capacità di immaginare, di gestire la vita quotidiana, ad esempio, un grosso problema, di immaginare un futuro, di fare le cose normali, per insomma, andare a pranzo o a cena con i colleghi, è capitato, per me era scena, cioè dunque... delle situazioni che ho detto, vabbè, se evidentemente io non è questa la mia strada, però è stato un grande dispiacere naturalmente. Che cosa ti senti di dire alle mamme che non hanno capito, che non capiscono i loro figli, e alle mamme anche come Biagina che al contrario si sono quasi messi a servizio di questa malattia e dei loro figli? Guarda, da quando è uscito il libro ho ricevuto numerosi contatti con delle madri che leggendo il libro hanno capito che i loro figli avranno simili aspetti, che un grosso problema, io per anni ho girato neurologi, psicologi, archiviati, ho capito come era una cosa di psicologia, perché sono molto lucida, molto, molto sana nella mia vita, no? E nessuno mi ha saputo fare una diagnosi, e questo mi ha portato, diciamo, 20 anni in più di sofferenze, più o meno, e tante madri che hanno figli così, mi leggono e mi dicono, ma leggendolo ho capito che mio figlio è così, e allora io la prima cosa che dico loro, è dico, non è colpa sua. Perché c'è un enorme senso di colpa nelle mamme per non aver capito, per non avere... tutti pensano, ma mio figlio è così, che mi sono comportata male, ho sbagliato qualcosa. No, il figlio è così perché c'è questa diagnosi, questa sindrome che ha dei canoni di comportamento che sono quelli che sono indipendenti dall'amore della madre. No? Mia madre è una madre che aveva grossi problemi, ma i miei fratelli non sono come me, naturalmente. Senti, Susanna, ti faccio l'ultima domanda. Perché la donna che ho di fronte a me, nonostante questo calvario lunghissimo, è così più splendente... di quando invece, nonostante tutte le sofferenze, che cosa ti ha portato ad essere luminosa come sei adesso? Ma innanzitutto io ho una grande fede, e questa è la luce della mia vita, penso che se non avessi questa fede avrei fatto una fine bruttissima. E col passare degli anni, come, cioè, come un matrimonio, anche conoscendo più il tuo mondo intero, la tua fede, ti fai più spazio alla fede, dunque diventi quando fai spazio alla fede diventi per forza più luminoso. Il tuo sguardo illumina il mondo è dedicato a Pierluigi Cappello. A noi piace immaginare che lo sguardo di Susanna Tamaro continui a portare luce nella nostra vita. Grazie di cuore. Monica, a te. Monica Di Loreto.